Hola Luciadores, gioiosissimi pettinatori di serpenti. Regia, perché pettinatori di serpenti? Ah, perché tutti i nodi poi vengono al rettile, ho capito, fantastica, questa me la segno veramente. Fortuna che la devo dire io. Ben ritrovati dal vostro Silver qui su... Sparito il titolo, fantastico, vai su Until Dawn, Rush of Blood. Siamo pronti dopo essere finiti in una miniera di spaturni negli inferi mentali di Josh probabilmente, cosa che si sta palesando sempre più fantastica. Siamo finiti appunto nei meandri della miniera, questa discesa mi ricorda quando siamo scesi appunto nella miniera anche nel gioco originale Until Dawn, e quindi diciamo che ci stiamo avvicinando più o meno a qualcosa che ci sembra di conoscere. Diciamo che per quanto sia particolare e avvolgente il titolo, che è stupendo, ve lo dico, non so quanto renda l'idea visto su uno schermo di PC, sulla TV o via dicendo, ma visto col VR è qualcosa di eccezionale, cioè wow, ecco. Niente, basta indugi, perché poi sembra che la sto facendo da Pollo Fifo, in realtà la sto facendo proprio da Pollo Fifo. Sì, sì, ci siamo, uno sforzo. La nostra impresa è quasi alla fine. Ah. Siamo vicini alla radice di questa forza maligna. Questa procedura ha i suoi rischi. Dovrai restare sempre allerta se vuoi vincere. Bello però. Siete della bella gente, ve l'ha mai detto nessuno? Ciao, ciao signorine, ciao, ciao. Oh, mamma mia. Bellissimo ragazzi vedere il degenero e il degrado. Ah. Ah, ok, non era una mia impressione. Sento le voci nel cervello. Il problema è che il cervello non è il mio. Cazzo di ridi! Che t'ammazzo la testa. Mamma mia. Ok, sono molto felice di essere qui. Non immaginate quanto. Pupazzo, pupazzo, pupazzo. Teschi, 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 teschi. Ti crescono dei teschi. Fantastico moltiplicatore di punti. Credo che ormai possiamo fare a meno di questa ridicola messa in scena. C'è solo un motivo per cui hai affrontato questa corsa. Smettila di fare l'innocente. Sai bene. Quanto me che questa montagna esige un sacrificio. Questa bene. Montagna esige il tuo sangue. E porca galera! Merdacchio! Wow, 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 wow. Pupazzo, pupazzi! Fucili! No, quella è una brutta notizia. Presto sguazzerò nel tuo sangue. Sono sdraiato sulla poltrona. Non ho una poltrona, ma mi ci sono sdraiato. È fantastica come sensazione. Cos'è sta... Porca! Nel belino! Le sparo nel belino, se trovo il belino. Pupazzo! Preso! Ne ho preso uno! No? Ehi! No, 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 no. Stia buono, e la smetta cortesemente. Cosa hai in mano? Faccia vedere... Mi faccia vedere cosa hai in mano! No! Mi faccia vedere cosa hai in mano! No, 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 no! Le spezzo le corna, figlio d'un trogolo. Come sempre adagiato in un crogiuolo di pane, No, 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 porca! La paura, ragazzi, la paura, il terrore. E i pupazzi. Uno dovrebbe concentrarsi sui pupazzetti, lo so, in un secondo momento, magari, quando conosce già il gioco. No! Ehi! No, ste cose, no, no, no. Che culo! Basta che non mi infligge la sofferenza al pesce! Poi gliela spiego con calma, quando è più grande, capo. Cos'è sta cosa? Sfinterico! Merdacchio! Ma che sei pazzo? No, 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 no! Pupazzo! Palle di fuoco! Palle di scrotoli! Palla porca! Credo che mi abbia rosolato quell'attimo! Bene! Così imparo. Non so cosa, ma così imparo.
Non ci sarà tregua nella sofferenza che infliggerò alla tua carne. Che culo! Eccolo di nuovo. Bene. Ok, bene. Vediamo se riesco a... se riesco a farmi vagamente un'idea di quello che mi aspetta. Ok. Non mi piace per niente. Glielo garantisco che non mi piace per niente sta cosa. Bene. Fantastico. Very good, very yeah. Bene. Esatto. No. Come faccio questi pistolini di gomma? C'è il pistolino di gomma così. Cosa c'è scritto sulla pistola? Ah, Rush of Blood. Ho delle pistole fighissime. Molto fighissime. Ma quasi, quasi fighe. Sì, abbiamo capito. Bene. Non ci sarà tregua nella sofferenza che infliggerò alla tua carne. Grazie! Questa cosa mi rincuora alquanto. Ok, proviamo a prenderne uno solo e vediamo se la cosa... Ma è un pupazzo anche quello. Sì. Salve. Oh, bella. Bene, vai, vai. Ok. Uzi e costumi della Bulgaria moderna. Grazie, vediamo se adesso funzioni di nuovo. Ok. Vai. Vai, bello, vai, categoria. Vai, 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 vai. Perfetto, il mio piano ha funzionato. Ok. Fighissimo. Very good, very nice. Fa molto schifo, non si offenda. Ah. Morto. Scusi se c'è della supponenza in me, ma... Ancora? Sei ancora qui? Faccia di culo di cane da caccia, che è più bello il mio culo della tua faccia? Puffami l'orso! Con arroganza! Ho visto il pupazzetto ma non l'ho preso, questo sì! Cos'era quello? Questi! Cosi! Non morti da vivi! Nasconderti da me! Non qua giù! C'è del pupazzetto! Vaffanculizzati! Non riesco a beccarlo! Porca! Ok! Bene! Bene, fantastico, very good. Ok, salve signora. No, 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 non si fa così. Siete sgarbati, ragazzi. Non riesco a ricaricare. Non sono riuscito a ricaricare. Fantastico. È una bella situazione. Bei momenti, fantastici, veramente. Quelle cose che uno aspetta a Natale proprio per... Merdacchio. Bene. Sono già sulla strada buona, m'han detto. Riusciamo a fare una cosa veloce, che io giovedì avrei un appuntamento. Ok. No, via, 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 buonissimo. Buono, molto buono devi stare. No, 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 ragazzi, no, davvero, davvero, no, no, non mi offendo se state fuori dalle balle un attimo, io non mi offendo. Ma non riesco a beccarlo, ma porca. Ah, che gioia,
Che quale gioia in fondo al cuore. No, davvero ragazzi, basta. Basta. Un attimo di ripiglio. Ok. Compaiono delle altre armi. No. Bene. No. Cazzarola. E basta. Non sto bene, ragazzi, non sto bene per niente. Non è una cosa bella. Non è una cosa bella. Maremma maiala ladra schivo. Te lo sparo in culo questo. Mamma mia. Ho il cuore a mille. Perché ci hai lasciato morire? Ancora questa storia. È stato Giorgio. Dove sei? In culo a Belzebù, credo. Con ste armi di merda le lascio dire che festa. Che è? Salve. Mamma mia, è angosciante sta cosa. E io guardavo al pupazzetto come sempre. E si fottono anche i pupazzetti. Ah, Gesù. Si fottono anche i pupazzetti, è un certo. Ah, mamma mia. Sto facendo più ginnastica adesso di quanto abbia faticato al lavoro. Fantastico. Ok, grazie. La cosa mi riempie di gioia, avete già capito che... Eccolo, bene. Uehi, siamo più rapidi, eh? Santo bubone impestofono. Ok. Pupazzo. Bene. Bene, benissimo. Bene, ma non benissimo. Potevamo essere amici. Dove ca... No, ehi. No. Che cazzarola. Ci sono i ragno schifi. Ale, bene. Che palle. Che palle incendiarie per di più. No, che poi cresce e diventa odioso. Ma merda, acchio. Perché? Perché queste cose brutte capitano nei posti più belli del mondo? Perché? Teschio. Ancora! Santo pinzimonio, schifo. Che poi io gli sparo a fare a questi che tanto... Mamma mia. È un parto, ragazzi, è un parto. È faticosissimo. E dai. Grazie. Io avrei un organo a canne mozze se le interessa. Mi potrebbe lasciare le ciglia perlomeno? E dai. No, e dai. Non lo fa. No, non lo faccia. Mamma mia. Sbagli il tempo a ricaricare una volta, è bello che è andato il circo. Dai, su, più veloce. Martino Campanaro, diavolaccio, a rotter cacchio, pigliati lo sgorbio. Vabbè, come promesso la smettevo di cantare un giorno, però vi faccio questa cosa con le luci strobo.
Grazie, mi ero dimenticato che anche quello faceva danno. Io. E che cazzaro! Oh. Bella la calibratura, fantastico! Mi si è scemunita la calibratura? Stai cercando di dirmi quello? Ma no! Ok. Bene. Ok. La pistoletta e il fucilino. Ok. Mi sono semplificato vagamente la vita? Posso già sperare di sì? No, vaffanculo. E basta. No, 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 ma porca potremmo star qui per giorni, lo sapete, ragazzi? Per giorni e giorni a fare balzi e voli. Buono, abbiamo capito, ragazzi, siete fantastici, veramente. Splendide, very nice, tu muori before il collocco. Spupazzeggiamelo. Curva di qui. Curva di là. E vai a cagare la minchia a qualcun altro. Perché? Guai, uno preso, due. Preso. Minghe che culo. Che bello, non vedevo l'ora. Ok, ok, ok. No, no, ehi. Perfetto. Grazie. Ottimo. No, no, no. Non lo fare mai più. Ok. Vai. Ehi, 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 ehi. Ma ragni del... Ragni del cazzo ne abbiamo? Ma porca miseria. Oh, te sto a sparare, eh. Dacci il taglio perché... Basta, veramente, è snervante, ragazzi, snervante! 40 minuti qui, così, a sparare ai ragni stupidi. Fra Martino. Boh. Mi han capito che rottura, la la la, la la la. Allora, riproviamoci. Il trucco dovrebbe stare nell'usare con parsimonia le armi speciali. Quindi in teoria. Vai. Vai. Ok. Vai così. Bene. Bene, benissimo. No! E ciao. Niente, sembra quasi che vada a caso. Sì che mi sembra più o meno di fare anche le stesse cose, però una volta ce la fai, una volta no. Secondo della simpatia che prova per te. Ok, quello credo non sia servito assolutamente a nulla di niente. Ah. Allora, la domanda è, se io così per uno sport simpaticissimo miro allo spunzone adesso? No, no. Non fa niente, finché non è aperto non fa niente.
Abbiamo già finito il mitragliatore, cioè. E mi sembra di non aver sparato più di prima, eh. Boh. Mamma mia. Divertentissimo, veramente. Guarda, è una cosa fantastica. Ti fa sentire di essere nato. Con sommo ottimismo. E uno è andato. L'altro deve per forza cacare la minchia così. L'abbiamo ammazzato? No, non l'abbiamo ammazzato. Merdacchio. Bene, e ora me lo devo fare logicamente a colpi di pistola perché abbiamo finito le armi speciali. Sì, va benissimo. Va benissimo. Dai! Mamma mia. Ecco, no, 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 no. Mi ero dimenticato che c'era subito sto inferno boschivo. L'altra, la pistola, mamma mia, questo è calibrata malissimo, porca, vabbè, me la prendo così e buonanotte al secchio. No, ehi, questa è cattiveria pura, però, basta, bastissima, per piacere, basta, voglio morire sano. Non voglio morire da morto. Lo so, è un discorso del cacchio, ma cosa pretendete dal Silver? Dai, pupazze! Ma vaffanculo. No, no, no. Ehi. Ehi. Cos'è sto rumore croccante che non mi piace per niente? Bene. Ti ho causato del nocumento? Dove cazzo sei? No! 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 Ok! Ti devo sparare nel cervello. Non tirarmi giù con te! Che t'ho fatto di male? Ma perché? Perché? Salve. Sta a posto? Credo che ci siamo spinti troppo oltre. Bravo. Almeno dalla nostra prospettiva. Però è stata la corsa della tua vita, eh? Sì, una figata. Sto per darti qualcosa che ti aiuterà a rilassarti. Mi piacerebbe darle un calcio in culo. È ancora presto per capire se la procedura ha avuto successo. Potremmo doverla provare altre volte per esserne certi. Quindi mi stai dicendo che alla radice del problema. New Game Plus, certo. Fanculizzati. Bene. Eh, 15 su 20, non male. Precisione scarsissima, ma ciccia. Abbiamo portato a casa le chiappe anche da sto livello. Fantastico, fantastico. Però non c'era segreto in questo. Bellissimo, bellerrimo, sono tanto tanto felice interiormente e mi sto anche avvicinando alla quinta posizione. Dai, sono sesto, non male, non male, dai, sono fantastico, veramente. Ok, abbiamo finito il giro in giostra? E me lo dici così? Oh, che figata! Allora, ragazzuoli, è ora di tirare le somme. È un episodio più lungo degli altri. Non ho la minima idea di quanto sia durato, perché col VR non ho accesso al cronometro in maniera visiva. E devo dire che a livello di immersività è fantastico. L'ho ripetuto durante la serie più volte. È veramente spaziale. Veramente, veramente... Non so quali parole usare che non siano probabilmente già state usate da chiunque. È veramente una cosa avvolgente, coinvolgente, è veramente non a 360, di più.
non lo so, fa paura, crea tensione, coinvolge, è bello, forse un po' corto come cosa, diciamo che è un difetto che attanaglia un po' tutti i giochi del VR all'inizio, perché poi dobbiamo anche noi farci il callo ad usarlo, non dimentichiamoci che è una tecnologia nuova che destabilizza un pochino, serve un attimino anche di abitudine, quindi anche i giochi che vengono fatti all'inizio non sono lunghissimi, ma ragazzi ci sta, sessioni prolungate possono essere fastidiose. L'elevata rigiocabilità di questo titolo, secondo me, perché poter fare nuovi record, provare nuovi interruttori, nuove strade, nuove vie e via dicendo, lo rende estremamente divertente, soprattutto perché poi diventa anche quel titolo da spolverare allegramente, da tirar fuori quando ci sono gli amici in casa e volete fargli provare qualcosa che li spinga oltre la semplice partitina ai giochini buoni, volete farli cagare addosso, benissimo, questo può essere il luogo adatto per farlo. Niente, qua i titoli di coda non sono skippabili e quindi ci va bene così, ce li sorbiamo. Io, se devo dare un voto, diciamo, numerico, mi sento di dargli un bel 7,5 tendente all'8. E ve lo dico con somma soddisfazione, perché tenete sempre presente che io l'ho giocato parlando con voi, quindi con un debito tasso di distrazione, come se fossi in compagnia, diciamo. L'avessi giocato probabilmente da solo, il buio, il silenzio, col volume a manetta, sarebbe stato un 8 pienissimo, tendente all'8,5, perché veramente non mi sento di dire che possa avere dei difetti conclamati. Giocato col Move è eccezionale, poi non mi sembra si possa giocare in altra maniera, anche se col mirino visivo probabilmente dovrebbe bastare fare così per sparare a determinate cose, se si può giocare col pad non mi sono posto la questione. Sono curioso, non ve lo nascondo, me lo giocherò probabilmente adesso a fatti miei, me lo gusterò, anche se si è tolto l'effetto sorpresa. Allora, si paventava che potessimo essere nella mente di Josh? Probabilmente no, ci sta anche che Josh stesso sia un prodotto della nostra di mente. Pennellate, dettagli, ci sta. Lo ritrovo molto interessante, si lega benissimo con Until Dawn, non ci fa schiaffi e diventa un appendice veramente 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 interessante. Io mi sento di consigliarvelo, ragazzi, se avete preso il VR e non avete preso questo, vi consiglio di prenderlo, rimediatelo, i prezzi non sono elevatissimi, se potete permettervelo veramente merita assolutamente tanto. L'unica cosa che inquieta un attimino è che effettivamente i titoli di coda siano più lunghi del gioco. Però ecco, appunto, come dicevo, qua ci sta, in questo caso ci sta perfettamente. Possiamo, vediamo, scusate, ma abbiamo cambiato le pistole? No, non possiamo sparare, mannaggia, sarebbe stato divertente. È un jump scare adesso? Quanto farebbe ridere un jump scare adesso? No. Opzioni, nuova storia, scelta a livello. Va bene, ragazzuoli, quindi questa è stata la nostra crudele passeggiata in Rush of Blood, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo presto con una nuova serie. Come sempre, ragazzuoli, se avete domande fatele nei commenti e il Silver è sempre ben felice di rispondere. Quindi grazie, anche perché voi non lo sapete, ma ho tagliato oggi, mentre sto registrando questo video, ho tagliato il traguardo dei 10.000 messaggi ricevuti sul canale a cui ho risposto e sono felicissimo, veramente. Grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao!